Oggi volevo parlare di nuovo della Miracle Question, che è una delle tecniche della terapia breve centrata sulla soluzione di Steve DeShazer e colleghi, che peraltro è anche uno dei metodi che insegniamo nella nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche, ICNOS. Per chi non la conoscesse o per chi non ha visto il video dove già ne parlavo, si tratta di una tecnica che fondamentalmente domanda alla persona di immaginare uno scenario senza il problema. Immagina che durante la notte avviene un miracolo, ti svegli, non c'è più il problema, da cosa te ne accorgeresti? Quali sarebbero i primi indizi? Che cosa inizieresti a fare? È una tecnica su cui si è detto molto, che è stata utilizzata e riutilizzata in tanti modi. È partita l'idea per Steve DeShazer dalla tecnica della sfera di cristallo di Milton Erickson, in cui faceva immaginare questa sfera di cristallo in cui la persona doveva proiettare il proprio futuro, immaginare il proprio futuro, e poi si è presa al suo posto all'interno degli interventi come se elaborati originariamente tra i primi da Alfred Adler e poi largamente diffusi da Paul Watzlawick. Pur non ritenendo che le tecniche facciano la maggior parte del lavoro in psicoterapia, sono comunque delle leve strategiche importanti per sbloccare delle situazioni e magari aiutare la persona a tirare fuori delle sue risorse. La Miracle Question è una di queste, è molto interessante, sarà molto studiata e quindi oggi volevo dedicargli un video proprio specifico di approfondimento. Quindi, con uno scopo meramente illustrativo che non vuole assolutamente andare a snocciolare ogni singolo dettaglio della Miracle Question, vediamo quattro possibili utilizzi della domanda del miracolo di Steve DeShazer. Uno, nelle fasi iniziali della terapia ti può servire per definire bene gli obiettivi. Tu immagina che chiedi alla persona di immaginare uno scenario senza problema e a quel punto la persona ti sta dicendo qual è l'obiettivo che vuole raggiungere, dov'è il punto in cui vuole arrivare, sta tinteggiando i suoi obiettivi. Tu a ritroso andrai poi a costruire quelli che sono i passi per arrivare a raggiungerli. Punto 2 si collega direttamente a questo, perché proprio che cosa puoi fare per raggiungere l'obiettivo. Una volta che hai definito lo scenario senza il problema, puoi iniziare a tratteggiarlo sempre di più andando a chiedere sempre più dettagli, poi più sono operativi meglio è. A quel punto puoi iniziare a dire alla persona: bene, che cosa devi fare per raggiungere questo obiettivo? Qual è il primo passo da fare? Qual è il primo passo per andare verso quella direzione? Poi diventerà quasi naturale, spontaneo, automatico cominciare a fare esattamente quel passo. Terzo punto, per identificare le cose da fare e costruire da quelle. Sembra simile a quello di prima, però non è proprio la stessa cosa, perché a volte la persona non riesce a identificare chiaramente i passi da fare, però nel momento in cui tu hai uno scenario di fronte che lei ti ha descritto, puoi partire da quello per costruire tu insieme a lei quelli che sono i passi probabili e più corretti per lei da fare per raggiungere quello scenario e realizzarlo. 4. Per avviare automaticamente il processo di cambiamento. Non è una cosa semplicissima da fare, ma è molto utile soprattutto con quelle persone che non amano seguire i compiti, non amano essere direzionate. Questa tecnica viene utilizzata molto al Brief di Londra, dove sono andato a formarmi sulla Solution Focused Brief Therapy. Si tratta in pratica di entrare sempre più nel dettaglio della descrizione dello scenario. Come accennavo prima, si tratta di andare veramente a farsi descrivere operativamente che cosa accadrebbe, come si sentirebbe e ancora di più cosa farebbe, non nel senso di passi da raggiungere, ma come si comporterebbe in quello scenario descritto. Andando avanti nella descrizione, dedicando diverso tempo durante la seduta nella descrizione approfondita di questo scenario, soprattutto dal punto di vista operativo, diventa poi quasi scontato, quasi automatico per la persona tornare la volta successiva, senza anche che tu magari gli abbia chiesto di fare X o Y, gli abbia detto beh potresti cominciare a fare quello, diventa automatico per lei venire con qualcosa di già fatto. Non è semplicissima quest'ultima tecnica, che rientra in quello che chiamano il solution talk, però è veramente molto interessante e potente, magari gli dedico un video apposta. Ma questi sono solo alcuni dei modi in cui può essere usata la Miracle Question, ce ne sono veramente tanti, e anzi se tu ne hai altri, se li utilizzi o se li conosci, puoi metterli nei commenti qui sotto, potremmo raggrupparli tutti insieme, magari riuscire a costruire un database con tutti gli utilizzi possibili della Miracle Question sarebbe una sorta di miracolo.